preso il via aspettando il premio Rapallo Biper Banca, il palinsesto di incontri dedicato al prestigioso riconoscimento conferito alle migliori autrici italiane di libri o saggi in ambito narrativa e costume e saggistica, promosso dalla città di Rapallo con il sostegno di Biper Banca. Il programma accompagnerà il pubblico verso la cerimonia finale di sabato 9 novembre 2024, durante la quale saranno proclamate le vincitrici della terza edizione. Questo premio sta crescendo, sono onorata come sindaco di aprire di nuovo queste serate con ospiti di rilievo che portano anche il nome di Rapallo al di fuori della nostra città. Ringrazio Biper per la collaborazione proficua, positiva e propositiva, e credo che continuerà anche nei prossimi anni. La mia amministrazione punta molto sulla cultura, su questo premio, e ritengo di continuare se ci saranno tutte le possibilità, ma credo che nessuno di noi voglia cambiare e andare avanti, perché è un premio che dà lustro alla mia città e i cittadini sono molto contenti di poter partecipare a queste belle serate. Rapallo ha un tesoro immenso dal punto di vista culturale e credo che sia importante da parte dell'amministrazione sponsorizzarlo, appoggiare le realtà culturali e cercare di realizzare sempre di più eventi di livello culturale per i nostri cittadini, ma anche per i numerosi ospiti che vengono a soggiornare da noi. L'obiettivo di Biper è della banca, quindi, è quello di mettersi all'ascolto delle persone, promuovere il ruolo della donna nella cultura è un modo per dare voce alla ricchezza e alle differenze che caratterizzano la nostra società. Ci tengo a sottolineare che questo progetto, questo premio, è realizzato in collaborazione con il comune di Rapallo, una città bellissima che è stata per secoli fonte di ispirazione per vari artisti, letterati e pensatori. Domenica 1 settembre a Villa Porticciolo a Rapallo si è tenuto l'evento di apertura con l'incontro Quando il teatro è donna, alla presenza di Lella Costa, attrice, scrittrice e giurata del premio, e tra gli altri della coordinatrice Margherita Rubino, docente di drammaturgia dell'Università di Genova e scrittrice. Siamo soddisfatti della quantità dei libri arrivati, perché ne sono arrivati 135, fra cui stiamo scremando, e della qualità, perché non posso anticipare, ma ci sono dei bei nomi e delle belle presenze. La giuria la conosciamo, è presieduta da Eva Cantarella, vince la Nadia Terranove, poi c'è Lella Costa, poi c'è Bernardini, insomma è una giuria molto bella e molto impegnata. E poi grazie a Biper siamo riusciti anche ad aggiungere un premio europeo che ci dona la Commissione europea di Roma, e quindi ci sarà anche la premiazione per la miglior scrittrice europea. Sono protagonista insieme a Serena Sinigaglia, che è regista, con la quale tra l'altro condivido la direzione artistica del Teatro Carcano a Milano, e già questo è un segno di qualcosa che sta cambiando dal punto di vista della, oltre che della presenza in palcoscenico, sta nascendo e si sta affermando una generazione di drammaturghe, di registe, di organizzatrici, di direttrici artistiche, e questo non è una cosa corporativa, non è una vittoria per noi, è una vittoria per tutti, è un arricchimento per tutti. Ma quello che ci sta a cuore è fornire al nostro pubblico, che ci sta dando davvero un grande supporto, tutta una serie di alternative, di cose più tradizionali, perché il pubblico del Carcano è stato abituato così, ma insieme delle proposte nuove, delle cose che magari possono così spettinare un po'. No, la nostra parola d'ordine quest'anno è: spettiniamoci a teatro.